Alessia Pifferi era una fanciulla assetata d'affetto, ma incapace di una relazione vera, incapace di vedere e di accogliere chi aveva di fronte. Era, insomma, una bimba carina, semplice, ma sempre una bambina. Capii subito quanto fosse facile e pericoloso illuderla. La notizia della piccola Diana mi commosse profondamente. Quanto avvenuto, però, era una tragedia prevedibile. Su Alessia era caduto un macigno che lei non poteva capire. Mi riferisco alla possibilità di tener conto di avere una bimba dentro a un contesto di isolamento. Mi arrabbiai quando udii le parole violente contro di lei. In una lettera indirizzata alla Corte d'Assise di Milano, Don Agostino Brambilla, l'ex parroco di Ponte Lambro, il quartiere di Milano dove è cresciuta Alessia Pifferi, la madre che ha tragicamente lasciato morire di stenti la sua bambina Diana, di soli 18 mesi, ha espresso le sue riflessioni. La donna, nel luglio 2022, dal 14 al 20, lasciò la figlia sola in casa, causandone la morte. La lettera del parroco, in un certo senso, sembra assolvere la madre ed è stata presentata durante l'ultima udienza del processo. Alessia Pifferi è imputata per omicidio volontario aggravato, secondo quanto affermato dal suo difensore, Alessia Pontenani, che ha aggiunto questo dettaglio durante una pausa nell'udienza. Tutti nel quartiere sapevano che Alessia aveva dei problemi. Il sacerdote, che la conosceva da sempre, li ha descritti molto meglio di psichiatri e psicologi. Non voleva uccidere la sua bambina. Durante l'udienza si è evidenziata un'importante precisazione riguardo alla perizia condotta da Elvezio Pirfo, psichiatra forense. La Corte d'Assise ha concluso che Alessia Pifferi era e rimane capace di intendere e volere. L'avvocato Alessia Pontenani ha interrogato il perito sulla possibilità che le difficoltà infantili di Pifferi abbiano influenzato la sua salute mentale e il suo sviluppo cognitivo. Questa linea di indagine riflette la tesi difensiva, sostenuta anche dalle psicologhe del carcere di San Vittore, per spiegare il terribile crimine. Elvezio Pirfo ha chiarito: «Non posso dire che ci sia un disturbo cognitivo che deriva da quelle mancanze. Gli eventi deprivanti certamente possono essere alla base di un'inadeguatezza, ma per passare da questo a un disturbo psichiatrico c'è bisogno di più passaggi e il funzionamento della sua vita dimostra che lei non aveva alcun disturbo». La difesa ha tentato di dimostrare che la dipendenza della Pifferi da un uomo sia il risultato di un deficit intellettivo. Secondo lo psichiatra, questa affermazione non è del tutto precisa. Non solo la dipendenza non ha origine da questo, ma la Pifferi ha anche una capacità di resilienza enorme. Secondo Elvezio Pirfo, la dipendenza dagli uomini e la lessitimia, un termine tecnico che indica l'incapacità di provare empatia, potrebbero contribuire a spiegare il suo comportamento criminale. Se ci fosse un disturbo, ci troveremmo di fronte a una persona incapace di andare oltre al primo legame affettivo avuto. Nel suo caso, ha sempre cercato altre relazioni, se una di queste andava male. La scelta di privilegiare il suo essere donna prima che madre sicuramente è stata acuita da quei tratti di dipendenza e alessitimia. Ciò però non vuol dire che avesse altri disturbi. Non c'è ritardo mentale, e possiamo dirlo non solo dopo i numerosi test effettuati, ma anche dall'osservazione clinica. Possiamo anche confermare che la Pifferi amplificava o ometteva i fatti a seconda delle domande che le venivano poste. Per illustrare il modo di pensare di Alessia Pifferi, più chiaramente, lo psichiatra ha fornito un esempio. A un certo punto ha detto che c'erano terze persone che la controllavano come se fosse psicotica, ma non si è evidenziata l'angoscia e la difficoltà a stare in quella situazione tipica di uno psicotico. Lei invece non trasmette e recepisce emozioni. L'opinione del consulente della difesa, Marco Garbarini, è completamente diversa. Secondo lui, l'imputata soffre di un disturbo intellettivo che ha compromesso le sue capacità pratiche, sociali e di adattamento. Garbarini ha preso in considerazione le relazioni delle psicologhe del carcere, le quali sono state criticate dal pubblico ministero. La difesa della donna ha chiesto al proprio esperto se una persona affetta da questo disturbo è consapevole delle conseguenze delle proprie azioni.
Garbarini ha spiegato che con disturbi di questo tipo una persona non è in grado di comprendere i bisogni degli altri individui. In parole semplici, Alessia Pifferi non avrebbe potuto capire cosa necessitasse sua figlia. In sostanza, il processo si sta ora concentrando su una battaglia tra pareri psichiatrici. Il 12 aprile è prevista la discussione finale in aula.